Unicam ha ospitato nei giorni scorsi il meeting operativo tra l'Ateneo e una delle aziende partner del progetto Life Natural Agro, finanziato dall'Unione Europea e che ha l'obiettivo di realizzare formulazioni agrochimiche naturali basate sull'utilizzo di principi attivi per ridurre l'impatto ambientale in agricoltura, con particolare attenzione al settore della viticoltura. Coordinatore del progetto per Unicam è il professor Filippo Maggi della Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute. Siamo qui per il primo meeting del progetto LIFE con il capofila di questo progetto europeo che è la NDG, la Natural Development Group di Bologna, con la quale abbiamo una partnership avendo lo scopo di andare a controllare la qualità dei prodotti. Questa azienda sta sviluppando dei prodotti da utilizzare in agricoltura biologica, per abbattere l'utilizzo del rame come fungicida, in particolare nei confronti di due malattie dei vigneti che affliggono i vigneti, che chiaramente costituiscono un grosso impatto anche da un punto di vista economico per l'agricoltura, come la peronospora e la malattia del tronco della vite. Questa azienda sostanzialmente ha brevettato alcuni formulati a base di sostanze naturali, in particolare oli essenziali, la cui identità chiaramente per ovvi motivi di brevetto non possiamo rivelare al momento, e il nostro ruolo, quello di Unicam, sarà quello da un lato di andare a effettuare un controllo qualità per la standardizzazione dei prodotti, che chiaramente è una tematica molto importante per assicurare l'efficacia poi che questi prodotti hanno in agricoltura, e dall'altro lato anche quello di andare a recuperare i prodotti di scarto di potatura dei vigneti, per cercare di estrarre alcuni componenti bioattivi da riutilizzare in altri settori, vedi quello cosmetico piuttosto che quello nutraceutico.